È un investimento importante per Eni che strizza l'occhio anche al futuro di questa raffineria. Che guarda soprattutto il futuro di questa raffineria, perché questa è una delle tante raffinerie che in seguito alla crisi energetica avrebbe dovuto chiudere definitivamente. È successo in oltre 20 raffinerie in Europa che sono state fermate e trasformate nella migliore delle ipotesi in semplici depositi. Quello che abbiamo voluto fare qua è invece un cambio completo di business, un cambio di produzione che vada più nella direzione del percorso di trasformazione energetica che stiamo vivendo. Quindi da una raffineria tradizionale a una raffineria bio per la produzione di biodiesel e con un futuro che va addirittura oltre quello che produrremo nel prossimo futuro con questo impianto, ma già pronta a ricevere cariche alternative a quelle degli oli vegetali, come cariche provenienti dalla conversione dei rifiuti o dalle alghe o dagli oli fritti, dai grassi animali e da quant'altro, e alla produzione anche di altri prodotti. Oggi il biodiesel, domani potrebbe essere il biojet per gli aviogetti. Quanto è importante la sostenibilità nei processi industriali del futuro? La sostenibilità è fondamentale, però io aggiungerei la sostenibilità a livello integrato. Questo è un esempio di sostenibilità integrata. Sostenibilità ambientale, perché facciamo progetti bio, con produzione di prodotti bio e ricerca ambientale nella direzione della transizione energetica, ma anche sostenibilità sociale, perché è un sito che, diversificando la sua produzione, si è mantenuto in esercizio e ha delle prospettive nel medio-lungo periodo. Ovviamente deve esserci anche una sostenibilità economica, proprio per poter fare in modo che questa prosecuzione di attività non sia limitata a pochissimi anni, ma continui nel medio-lungo periodo.